Io voto sì, perché penso che l'acqua è un bene comune e la gestione debba essere in mano allo Stato e non a società private. L'acqua deve rimanere fuori dalle logiche del mercato che farebbero di questo bene inestimabile il petrolio del XXI secolo. Io voto no, perché per modernizzare il paese nei servizi pubblici come acqua, rifiuti e trasporti occorrono nei prossimi anni 100 miliardi di euro che lo Stato non ha. Bloccare il processo di industrializzazione imporrà solo l'aumento delle tasse per i cittadini. La rete idrica italiana perde fino al 60% delle risorse. Per ammodernarla occorre favorire l'accesso ai privati. Io voto sì, per non consentire al gestore privato di ottenere profitti sulla tariffa dell'acqua, caricando le bollette dei cittadini senza nessuna certezza che questo surplus sia reinvestito per il miglioramento della qualità del servizio. Io voto no, perché non saranno i privati a determinare la tariffa dell'acqua, ma l'autorità pubblica che ne controlla la corretta applicazione. Inoltre, maggiori e più ampie garanzie sulle tariffe sono state introdotte grazie all'istituzione di un'autorità sull'acqua che definirà le regole e vigilerà sulle tariffe. Io voto sì, perché la storia racconta quanto il nucleare non sia sicuro. Ne abbiamo come dimostrazione Chernobyl e Fukushima. Paesi come la Germania hanno deciso di abbandonare il nucleare. Bisognerebbe spingere la produzione di energia di fonti rinnovabili, come l'eolico e il fotovoltaico. Negli ultimi anni il costo delle centrali nucleari è lievitato notevolmente e nei prossimi anni costerà più di gas e eolico. Io voto no, perché credo che il nucleare sia l'unica soluzione al deficit energetico italiano. Riduzione delle emissioni di anidride carbonica, quindi dell'effetto serra e del riscaldamento globale. Inoltre l'uranio ha un basso costo e si trova in zone politicamente più stabili. Io voto sì, perché chi è imputato di un crimine non può stare al potere. Deve avere il dovere morale di dimostrare la sua innocenza prima di tornare ad adoperarsi per il bene comune. Tutti siamo uguali davanti alla legge. Io voto no, perché penso che chi governa il paese abbia il diritto di farlo in serenità e tranquillità per il periodo per cui è eletto e che la magistratura deve considerare gli impedimenti che derivano dal ruolo istituzionale rivestito come legittimi. Votare è un diritto, ma soprattutto un dovere. Io voto.